una ocasión clara. Había mucho tráfico ahí en el centro y nos resultaba difícil. Y ya para acabar, Ernesto, sé que ahora, sobre todo, para acabar, bueno, sé que estás pensando en el partido de hoy, pero después de estos dos resultados, ¿no esperas que el sábado en el Camp Nou, pues, la afición es de una ayuda? Bueno, la gente es muy importante para nosotros y nuestro público en casa, desde luego. Pero estamos en un momento difícil y además muy inesperado por cómo han sido las circunstancias de esos dos partidos. El del otro día, un partido que teníamos también controlado y por lo que fuera, pues se nos... También le dieron la vuelta en 5 minutos y hoy, pues bueno, hemos tenido este accidente en el que, bueno, el que nos tenemos que levantar y esperamos la ayuda de todos. Ernesto, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Ernesto Valverde, explicación de cómo ha visto Barça y sobre todo asumir que evidentment tot ha canviat a partir d'aquests dos gols que ha marcat el Leganés, també ha admès que a l'equip li ha faltat una mica de resposta. I ha admitido que al equipo le ha faltado respuesta después de este golpe anímico que han supuesto los goles del conjunto madrileño, però acceptava que l'equip està passant per un moment difícil i que queda mucho también. Un partido muy importante ante el Athletic Club y que esperaba que la afición responda y ayude. ¡Ha marcado el Leo, Alberto! ¡Ha marcado el Leo! Salí, genio de la lámpara, salí, la reputa madre que te parió. Dale, vamos, salí. Who wishes my command? Charrúa, seguí así siempre. Eccoci che stiamo tornati in diretta, Alberto, sempre con questo urlo così, l'urlo di Tarzan. Sì, proprio di Tarzan, sì, per il fisico mio proprio. L'urlo di Tarzan, rientriamo qui su Radio Barcellona. Ci abbiamo due ospiti celebri. Celebrissimi, perché dal celebre. Canton Ticino il nostro grande Sergio Lonetti. Ciao Sergio. Ciao a tutti. Ciao Sergio. Sono Massimiliano. E poi direttamente da Logroño, da Reino de España, in questo caso il nostro Joaquín Canals, circondato da pieno tutti i balconi, pieno tutti i balconi di stanchele che non so cosa rivendicano, perché evidentemente chi mette la bandiera nel suo balcone perché sta facendo una rivendicazione, non so chi sia che lo facciano a Barcellona. Mi sembra perfetto, perché stanno facendo una piccola rivendicazione, però che lo facciano qua, non lo so a chi rivendica l'uso di questa bandiera, no? È una stupidaggine che vabbè. Come tanti altri che fanno questi spagnoletti, sì. Ci sono cose peggiori. Sicuramente. Sergio, tu al tuo balcone hai la bandiera del Canton Ticino? Sì. La bandiera della foresta, c'è. Lui è il re della foresta, scusa. No, all'esterno non ho niente. lo stemma del re della foresta. Io sul balcone mio, Joaquin l'ha vista. Alberto, io direttamente balcone, non ho balcone. No, così, Alberto, non ha balcone. Direttamente contando le bandiere spagnole, contando una, sul due, balcone tre, mio c'è la bandiera del Barça. Sì, sì. Basta così. Vabbè, sì, sì. Basta così. Da quando abbiamo cominciato, ovviamente, noi stiamo analizzando quello che sta succedendo al Barça, che non è niente di positivo. Sicuramente speriamo che c'è tutto il tempo per recuperare, perché i giocatori e l'allenatore e la direzione tecnica possono risolvere il problema, però è abbastanza preoccupante queste ultime tre partite. E i dati sono brutti, la classifica non è come la pensavamo poteva essere, e ci avviamo verso
l'entrata di un mese terribile, quello di ottobre, con la partita col Tottenham, con l'Inter, il Siviglia e il Real Madrid. Io parto da Sergio. Sergio, il responsabile secondo te è Ernesto Valverde o ci sono anche altre responsabilità dei giocatori o anche della dirigenza che non ha acquistato o ha venduto dei giocatori? Non lo so, per me non è la dirigenza, non ha responsabilità, per me no. La responsabilità è dei giocatori in parte, ma grandissima parte di Ernesto Valverde. Sì, sicuramente l'allenatore non ha messo in campo le formazioni maggiori, probabilmente c'è un po' di malumore all'interno della squadra. Dopo sono i giocatori che vanno in campo, ma d'altronde l'allenatore è sempre la parte fondamentale, è anche sempre quella che paga prima di tutti di solito, ormai nel mondo sportivo se qualcosa non va la colpa la si dà all'allenatore. Adesso entriamo, come dicevi te, in questo mese di fuoco. Spero che anche i giocatori, insieme all'allenatore, si guardino in faccia per il bene della squadra, per il bene del club. La situazione è difficile, ma non è compromessa. Nel senso, è vero che abbiamo perso 5 punti in 2 partite. Maluccio, soprattutto i 3 punti contro il Leganés. Però, sai, anche il Real Madrid ha le sue pecche, l'Atletico aveva già perso i suoi punticini prima, logicamente non bisogna mollare, bisogna adesso entrare in campo mostrando le palle, ma da parte di tutti, da parte di Valverde che ogni tanto c'ha quella faccia che sembra triste, un po' troppo spesso, faccia ma anche da funerale. Ma anche concentrazione da parte di giocatori calibrati. Sto pensando specialmente al nostro Piquet, che l'altra sera mi ha deluso un pochino. Ha tagliato la barba e magari ha tagliato anche un pochino la forte, tipo Sansone, no? Adesso aspettiamo, dai, teniamo duro, siamo vicini alla squadra, perché è proprio il momento di stare assieme, tutti assieme a favore della squadra e si farla più di prima, ecco. Allora io diciamo che sì, che giusto quello che dice Sergio, ovviamente il sostegno sarà continuerà fino alla fine, fino a che, cioè, senza i risultati non cambieranno. Sta di fatto però che siamo abbastanza sconcertati dal fatto che purtroppo forse i più arrabbiati siamo noi, diciamo quelli che stavano a Roma, perché a Roma abbiamo tutti pensato chi come, per esempio io dico sempre Joaquin è l'emblema del modo di pensare di una gran parte dei barcelonisti, che vede del dopo Cruyff, no? Del cruffismo, che vede sempre il bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto. E quindi una parte tu rappresenti proprio l'idea del dopo Cruyff, no? Prima di Cruyff nel barcellonismo era sempre, si vedeva sempre tutto nero, tutto una catastrofe, no? Era tutto male. Esatto. Allora noi abbiamo visto, io ho voluto dare retta molto a Joaquin quando diceva che a Roma è stato un episodio, è successo, e magari la questione atletica. Purtroppo oggi siamo noi più arrabbiati, dico io, perché purtroppo Roma invece è stata un errore della componente tecnica, cioè dell'allenatore, perché l'allenatore serve per 3 cose importanti: fare la formazione, decidere chi va in campo e chi no, fare ovviamente le sostituzioni sulla formazione, decidere la tattica della partita e poi ovviamente, cosa molto importante, convincere i giocatori ad avere una mentalità, un carattere. Ecco, queste 3 cose sono mancate a Roma e stanno mancando in questo inizio di stagione.
Questo purtroppo sta succedendo in questo momento. E come ho detto all'inizio, siccome stiamo al 28 settembre, le cose possono solo che migliorare ed andare bene, però devono parlare tra di loro la direzione tecnica, quindi Abidal, l'allenatore e i giocatori, perché Malcolm non giochi 15 minuti a Valladolid e 15 minuti ieri, oltretutto fuori il suo ruolo, è anche un problema di Abidal, perché o Valverde lo fa giocare perché non gli piace o c'è qualche altra cosa. Se Miranda non gioca quando lui ha detto, quando è stato venduto Digne, Digne non andava venduto, perché se non gioca Miranda e lui fa giocare un centrale a terzino. E certo. Ecco questo. E se Dembélé continua a giocare, e se Coutinho e Dembélé non possono continuare a giocare insieme, perché il Leganés ieri da quella parte sembrava la cavalleria americana nei film di John Wayne, era il Leganés. Immaginiamo che cosa può fare il Tottenham, l'Inter, il Madrid, quelli che dobbiamo affrontare, l'Atletico Madrid, lo stesso Sevilla. Ecco, io credo che c'è bisogno di stare tutti uniti e di trovare la soluzione il prima possibile. Allora chiedo a Joaquin, che ha visto più partite di noi anche dal vivo. Joaquin, tu credi che è il momento che Valverde cambi qualcosa e trovi le soluzioni per far giocare meglio il Barça e farlo giocare con il 4-3-3, che è il nostro stile? Anzitutto io vorrei dire che una cosa che ho detto la settimana scorsa è che Valverde doveva giocare sempre con il primo 11 fino a finale d'ottobre, che era un'affermazione che avevo detto io, perché l'avevo letto in qualche posto che la giunta direttiva, la dirigenza del Barça era obbligata con Valverde a fare questo elenco, questa scelta di per mettere un vantaggio più importante di 7, 8, 9 punti nel capo della classificazione e praticamente lasciare sentenziata la Liga al mese di ottobre-novembre. Questo non lo so, perché non è successo come io avevo detto ieri, scusa, la settimana scorsa. Io penso che non lo so se c'è successo qualche cosa, perché le tre ultime partite ci sono stati tantissimi cambi, tantissimi rotazioni che non piacciono, che sono molto difficili, perché stai mettendo due giocatori nuovi in difesa, due giocatori nuovi in centrocampo e un altro giocatore come Munir in punta d'attacco. Mi ricordo la partita contro il Girona, che hanno giocato Arthur e Arturo Vidal, hanno giocato come interiori, che si vedeva clarissimamente. Noi in spagnolo abbiamo una frase che si dice: los experimentos se hacen con gaseosa. Vero Alberto che si dice così. Per esempio, io penso che fare mettere Arturo Vidal e Arthur a giocare insieme una partita contro il Girona è molto pericoloso. E l'altro giorno, sì, scusa? No, nessuno sta dicendo niente. Vai. Sì. L'altro giorno la partita contro il Leganés, fare tanti cambi, Munir, Sergio Roberto un'altra volta, Bermain come laterale, non lo so, tantissimi cambi che non capisco molto bene dove sono usciti questi cambi, perché è quello il motivo per fare una rotazione in mesi di settembre. Ancora siamo mesi di settembre, le rotazioni si fanno a febbraio, marzo, aprile, no? A novembre, dicembre come massimo, non si fanno a settembre, perché i giocatori ancora sono freschi, ancora non hanno ottenuto il punto ottimo di preparazione fisica, non hanno arrivato al 100% di preparazione fisica. E poi cosa vogliamo fare? Mettere un giocatore che non è al 100%, per esempio è Piqué, come per esempio è Suárez, non sono al 100%, dobbiamo lasciarli giocare, dobbiamo lasciarli prendere questo punto di riferimento di un gioco più forte e fare arrivare a fare aggiungere un livello di preparazione fisica più alto,
però siamo al settembre, non siamo al gennaio, febbraio, che sono quando le competizioni si decidono, e quando si gioca veramente è a marzo, aprile, quando veramente i titoli si decidono, che quando si deve mettere i giocatori che non sono messi nel resto della stagione. Pertanto io credo, secondo me, che